sono storie che mi portano tensione. Non esiste cura che mi abbassi la pressione. La mia malattia nasce già in televisione, contagia la mia mente provocando delusione. Case farmaceutiche più che televisive raccontano la morte per terrorizzar chi vive. Soluzioni drastiche ma molto corrosive infuocano nel buio le mie doti sovversive. Questo è il loro mezzo che da tempo ci ricatta. Sanno qual è il male però mai la cura esatta. Giocano creando più sbagliate terapie. Mali inesistenti concretizzano fobie. Sopruso che sul popolo da secoli non smette. Può essere salvato solo chi se lo permette. Mentre finanziamo la ricerca della scienza, loro si preparano, non hanno una coscienza. Leggere attentamente le avvertenze. Non fatevi sfuggire le istruzioni. Leggere attentamente le avvertenze. Prendere le dovute precauzioni. La febbre avanza, la pressione sale. Niente paura, state calmi, c'è un nuovo medicinale. È micidiale, ne parla tutta la gente. Consigliato dai dottori, sicuro clinicamente. Cosa ti prende? Effetti collaterali. Giocano con noi per farci diventare malati. Ossessionati, disturbano la tua mente. Vaccinarsi è obbligatorio solo per chi lo vende. Ladri, siete solamente ladri. I soldi che investiamo chissà dove sono andati. Anni di ricerca senza alcun risultato. Muore un bimbo in ospedale, cosa sarà stato? Anatomia, CSI, tutte stronzate. Dottor House è così buono solo perché lo pagate. Basta, così non si va avanti. Somministrano le cure solo per i contanti. Ma la sanità tra le corsie di un ospedale. Questa gente non sta bene, ci vorrebbe anche curare. Leggere attentamente le avvertenze. Non fatevi sfuggire le istruzioni. Leggere attentamente le avvertenze. Prendere le dovute precauzioni. Sono dei medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Messaggi diretti per la massa e per la gente che muore e non si accorge che si ammala per niente. Il vaccino come sempre crea malattie. In televisione sono tante le bugie. Loro se ne sbattono, controllano e devastano. Commercializzano la merda che producono. Illegalmente legalizzano il consumo del medicinale che non fa bene a nessuno. Come l'eroina, cocaina e la morfina. Dopo il metadone ora c'è la chetamina. Pensi che fa bene se ti danno la bustina. Ma trovi natura la tua giusta medicina. Arma diabolica, chimica massonica, uccide la gente come la bomba atomica. Senti sta metrica, lirica cosciente, che non ha bisogno del tuo stupefacente. Leggere attento.